Con te vorrei parlare di questa vicenda della pasta che Sì. interessa molto, questa Certo. speculazione. Intanto, che cosa è successo? Insomma, spiegacelo bene. Molto velocemente. Allora, nel 2007, ben 2 anni fa, ci siamo accorti che la pasta aumentava notevolmente, di prezzo ovviamente, in tutti i supermercati. E aumentava, non le stesse marche portavano degli aumenti piuttosto omogenei, cioè tutte le marche aumentavano di prezzo. Allora, noi abbiamo contestato il fatto che aumentasse di prezzo la pasta. La pasta è un prodotto che le famiglie italiane consumano molto, soprattutto le meno abbienti, le più numerose, adesso, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso ancora di più. Esattamente, esattamente, ancora di più. Allora ci siamo accorti di questo e quindi c'era da un lato una cosa che contestavamo, gli aumenti, ma loro si giustificavano perché il grano aumentava a livello internazionale e via dicendo. Noi continuavamo a contestare questo, ma in più avevamo allertato l'antitrust e dire: ma guardate, come mai tutte le paste aumentano delle stesse quantità e via dicendo. L'antitrust iniziò un'indagine sotto la nostra denuncia e dopo qualche mese comminò una sanzione molto forte perché avevano fatto cartello, avevano cioè si erano messi d'accordo, avevano eliminato la competitività, avevano aumentato il costo e il prezzo della pasta. Detto ciò, venne di nuovo riconfermato sotto il contenzioso che aprirono le aziende della pasta, venne confermata la multa. Poi noi denunciamo anche alle procure della Repubblica se non ci fosse stato aggiottaggio, speculazione, e quindi la Guardia di Finanza oggi ha aperto anche un'ulteriore indagine per vedere e per verificare questa cosa. Chiudo dicendo che noi troviamo, insomma, noi siamo d'accordo, siamo soddisfatti che siano iniziate queste pratiche per vedere di mettere un freno a queste speculazioni e a eliminarle. Bene quindi le multe, bene quindi che si facciano le indagini, ma noi vorremmo qualche risultato concreto, e cioè vogliamo che ci sia una riduzione del costo della pasta per ritornare ai valori di prima, anche perché il grano è sceso negli ultimi 2 anni da 50 centesimi al chilo a 18 centesimi al chilo, una fortissima riduzione, quindi non si capisce perché non debba essere un po' come per il petrolio, il benzina. I discepoli hanno superato il maestro, perché mentre noi nei petrolieri contestiamo la doppia velocità, cioè una discesa della benzina lenta, qui no, qui non è disceso proprio nulla. E allora c'è una ricaduta economica delle famiglie, soprattutto le più numerose e le meno abbienti, di ben 146 euro in più all'anno che viene caricato su queste famiglie. Ecco perché chiediamo, bene che ci siano indagini, bene le multe, ma bisogna abbattere i prezzi almeno del 20%. Allora.